Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario & Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro combattimento contro Shampoo e il nostro carissimo Bowser, che a quanto pare ha riacquistato la memoria. Io essere di sole un'alba vorrei. Ah, scherzando sto. Come potete vedere, qua ci sono due icone, fuoco e fulmine. Queste palle blu però le abbiamo già viste da qualche parte. Ecco un vecchio registrazione, vuoi provare a farlo funzionare? Sì. Il nostro gruppo sta studiando sulla civiltà del sorriso, è giunto su quest'isola da una settimana. Abbiamo dato il nome ai misteriosi esseri viventi che vivono qui. Sono i sorridenti. Loro sembrano parlare la nostra stessa lingua, ma il significato sfugge del tutto. Perfetto. Vogliamo visitare un po' quest'isola? Allora, io nessuno mai dire sul segreto della pietra di muro di sud e ovest dell'isola. Non dire mai che di fuoco e di tuono l'offerta del buco cose causa grandi cose. Avere io mai detto cosa questa, mai, nessuno mai ha. Eh certo, tutto quello che vuoi. Una roccia ancora più scura di quella dell'altra volta. Deliziosi non sono? Chi, cosa? I granchi? Non so perché mi ha fatto molto ridere la cosa. Ciao. Ecco fatto. Allora, qui c'è un tempio. E dall'altra parte, come diceva il nostro caro... Aspetta un secondo. Caro amico, ce n'è un altro nascosto. C'è nulla qui di nascosto a proposito? Tipo, non lo so... Qualche fagiolo? Cosa abbiamo qui? Oh, ancora lui. Va bene, uno... Due... Tre... 4, arriveremo a 35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No! Dannazione! 1 2 3 qua, no, porca puttana, questo è andata peggio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Se vi state chiedendo perché io li conto e non li faccio contare direttamente al blocco, è perché così mantengo il ritmo. 15 16 17 18. Ho sbagliato, è perché ho parlato. Dopo che ho parlato avevo già perso il ritmo. Non siamo strani. No, siete solo particolari. Ma fagioli, niente a questo giro. Vediamo altra registrazione. Il nostro gruppo di studio è arrivato su quest'isola da appena 3 settimane. Oggi abbiamo fatto una scoperta incredibile. Abbiamo visto un sorridente rosso e provando a incendiarlo è accaduta una cosa singolare. Improvvisamente il sorridente rosso si è trasformato in un mostro. Subito dopo ci ha attaccato. Lo studioso colpito si è tragicamente trasformato in un sorridente. Abbiamo concluso che se per qualche ragione si voglia incendiare un sorridente, si consiglia di stare a distanza e in questo modo si sarà al sicuro. Anche i sorridenti blu reagiscono in modo imprevedibile trasformandosi in mostri. Forse bisogna correre qualche rischio, certo, ma è anche assolutamente necessario portare avanti gli studi. Allora, con questa c'è una piccola cosa che io non avevo mai scoperto. Se è la risola questa del risoceano del centro, allora noi avvolti dai sorrisi siamo. C'è una piccola cosa che... eccolo. Non avevo mai scoperto fino a quest'anno. Chiamatemi scemo, ma non ci ho mai fatto caso. L'opportunità costa quanto? What? Chiamatemi scemo, ma non l'ho mai scoperto fino a quest'anno, ve lo giuro. Beh, ecco fatto, mi urtava che continuava a girarsi in tondo. Allora, inizierei da questa qua io. Comunque niente fagioli, solo uno. Ehi, ciao. Di qua palazzo del tuono, di là palazzo del fuoco. Grazie. Allora, l'entrata è di qua. Ok, qua c'è un altro blocco. Quante monete saranno? Non lo so, però siamo sulle 3000 monete, voglio dire. Comunque, non è male, anzi.
a inizio gioco sicuramente un po' di monete extra ci servono, anche perché voglio comprare più noccioline possibile. Stanchezza, oh. Ma in realtà anche i funghi, cioè, se possiamo avere più funghi, a me non dispiace mica. Ciao. Io del tuono il signore sono. No, della bugia del signore. No, si scherza, goliardico ovviamente. Allora, andiamo di qua e guarda un po', ciao. Chiamarci si può sorridenti, ma perché io so no. Eh beh certo. Qua c'è nulla? Sembrerebbe proprio di no. Allora, non c'è nessun oggetto. Rompiamo la tavola del tempo. Che succede? Aiuto! Tu che sei perduto all'interno del Palazzo del Tuono. Questo è un luogo di prove d'abilità per persone selezionate. Non so come sei potuto giungere fino a qui. Tuttavia non ho niente a che fare con te. Vattene, senza indugio. Puff. E certo. E se io tocco questa sfera? Il potere del tuono. Ora in me. Chidori! No! Chi osa toccare la scintilla della mano del tuono? Pazzo! Ma se sei riuscito a toccare la scintilla senza perire nel tentativo? Dunque possiedi le abilità per controllare la tecnica della mano del tuono. Bene, iniziamo con gli insegnamenti d'arte della mano del tuono. Andei. Per prima cosa, con il pulsante R seleziona il potere delle mani. Sì? Vai avanti, per favore. Ogni volta che fanno queste spiegazioni va sempre lento. Tieni premuto il pulsante A. Cazzo. Quindi lascia il pulsante. In questo modo puoi mettere una specie di fulmine. Provaci, almeno una volta. Chidori! Luigi ha imparato la mano del tuono. Ah, molto bene. Se nelle vicinanze si trova un apparecchio che conduce elettricità, conviene usare questo potere. Fatto, l'hai fatto, che bello. Cosa? È scomparso. Chissà cosa succedeva se la rompevi. Allora, questa cosa io non la sapevo. Io non sapevo che potevi combattere contro sti cosi. Non so perché il tasto sta continuando ad andare da solo. Mano? Ah, ok, lo curiamo. Non pensavo fosse così difficile. Che succede se lo gonfio ancora? Ok, no. Oh, io sono questa, è la mia prima volta. Uff. Il Kusunjin Jeans. Oh. Credo di rinato essere. Ok, non so cosa è successo. Che tiene la foto, guarda che bello. Allora, realizzati con peli della muta Kusunjin. Allora, cosa fa? Aumenta i punti vita di uno. Neanche troppo, però, già è meglio di niente, no? Ecco fatto. Sai che ti dico? Proverei un'altra volta, giusto solo per vedere. Anzi, più che con lui, voglio provare con un altro. Voglio vedere se... Ciao Mario! Devo andare dall'altra parte, vero? Eccoci qua. La porta è aperta. Mario, ho imparato cose nuove! Guarda cosa so fare, Mario! Ok, devi fare un'angolazione strana, ma puoi prenderli tutti. Vorrei vedere cosa succede se li uccidiamo, però. Immagino che non otterremo nulla. Nulla, infatti, 8 di esperienza. Mi rubato hanno esperienza. È molto probabile che il jeans ce lo droppi solo
quello che è presente nella stanza. Nella stanza del tuono o del fuoco. Quindi a questo giro, con Mario, andiamo nell'altro tempio. Eccoci arrivati, vediamo cosa ha da dire lui. Di qua palazzo del fuoco, di là palazzo del tuono. Grazie, già lo sapevo. Tu invece? Stanchezza. Magari dovrei farlo rinascere anche lui. Potrebbe essere una soluzione. Puff. Se questa stanza dentro entri, signore del fuoco incontri, pensi di cosa fare? Passa? Ok. Ciao, sono piccolo. Io sono... Puff. Che succede? Help. Una goccia ci ha fatto ricrescere. Bella l'animazione del fuoco. Benvenuto, benvenuto, benvenuto nel palazzo del fuoco. Ti stavo aspettando, mi consumavo nell'attesa. Sì, ti aspettavo, ti sei fatto attendere. Qui non viene nessuno da più o meno 3000 anni, perciò ho davvero aspettato troppo. Comunque, ma cosa sei venuto a fare qui? Che ne so io, dimmelo tu. Tu qui? Qui... Dove cavolo sono? Ah, cosa? Ma qui? Che cos'era questo posto? Noi cosa dovevamo fare? Cosa eravamo venuti a fare? Cosa? Dove siamo? E noi chi siamo? Chi sono? Oh no, è scemo! Beh, non c'è da sorprendersi. Quando non vedi nessuno per 3000 anni, tante cose vengono dimenticate. Beh, fate quel che volete. Mi sembrava che quello del tuono fosse un filo più sveglio. Il potere del fuoco è in me! Puff. Fire! Un ricordo! Ecco appunto. Questo è il palazzo del fuoco, dove si apprende come usare il potere delle mani. Sì, ti stavo aspettando. Vuoi il potere delle mani, no? Vuoi conoscere il supremo potere del nome Mano di Fuoco? Giusto? Vero? Giusto? Anche se non dici niente, io si capisce dalla tua faccia. No, era lo, scusami, non era io. Ti spiego come utilizzare Mano di Fuoco. Come prima cosa devi premere il pulsante R, selezionare il potere delle mani. Fire! Tieni premuto il pulsante A finché non è accumulata energia. Quindi lascia il pulsante. Bella! In questo modo scaturirà un'esplosione infuocata. Bene, provaci, almeno una volta. Becca il potere del fuoco! Mario ha imparato Mano di Fuoco. Beh, va bene. Esegui questa azione nelle vicinanze di un oggetto infiammabile, così la verità ti sarà rivelata. E con questo io vado. Puff. Grazie. Quindi... Io sono io. Beccati palla di fuoco. Troppo lontano, eh? Beccati la palla di fuoco. Fiu fiu. Proviamo a dargli un po' di energia. Bugie. Oh, io sono io! Questa è la mia prima volta! Oh no, niente pantaloni a sto giro? Dai, qualcuno... Mi... Rubato anno esperienza! E per forza non mi hai dato i pantaloni! Yes! Altro pantalone! Ora possiamo uscire finalmente! Ecco qua la pallina di fuoco! Tutun tutun! Luigi, vieni qui per favore. Eccoci di nuovo assieme. Allora, vediamo se questo pantalone è buono per Mario. Abbassa di 2 la difesa, ci aumenta un po' la vita. Non è chissà cosa, ma... Forse è meglio lasciare la difesa. E ora che abbiamo ottenuto questi poteri... Allora, attiviamo queste piattaforme. 1, 2, 3, vai! Luigi, tocca a te.
Oh, ma guarda, un tubo giallo. Cosa ci avevano detto i tubi gialli che ci portano di sotto? Va bene, salviamo però. Siamo a... quanti soldi? Quasi 3.000. Dai, sono contento. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!